Benvenuti a tutti e grazie per starci continuando a seguire in questa serie di appuntamenti Un caffè con celiespa.it. Oggi siamo estremamente felici di poter ospitare due grandi ospiti e due amici, Mauro Masiero e Federico Toffano. Mauro Masiero, è difficile presentarlo, ha un curriculum decisamente eterogeneo. Ha studiato pianoforte sin da quando era bambino, poi si è innamorato della letteratura, della storia e della storia dell'arte. Ha conseguito una laurea triennale in lingua e letterature straniere, in particolare si è specializzato in lingua tedesca, e successivamente si è iscritto al corso di musicologia. Dopo la laurea magistrale si è iscritto al dottorato e nel 2018 ha quindi conseguito il dottorato in storia delle arti con una dissertazione sulla produzione di Lieder di Heinrich Albert. Detto ciò, Mauro è sempre stato molto interessato alla comunicazione e alla divulgazione. E infatti per alcuni anni ha tenuto una rubrica di musica classica per Radio Ca' Foscari, mentre attualmente lavora come educatore museale per la Fondazione Musei Civici di Venezia e ha recentemente conseguito l'abilitazione nazionale all'esercizio della professione di guida turistica. E per chi volesse seguire le sue attività come musicologo e anche come guida, consigliamo a tutti di visitare il suo sito www.mauromasiero.wordpress.com o di seguirlo anche sui social, su Facebook e su Instagram. Federico Toffano, violoncellista, dopo il diploma a Vicenza si perfeziona con Giovanni Gnocchi e Mario Brunello e segue corsi con Enrico Bronzi. Nel 2011 vince il concorso per primo violoncello per l'EUBO, la European Union Baroque Orchestra, e da allora iniziano collaborazioni con i più importanti ensemble specializzati in prassi esecutiva barocca. Nel 2013 consegue il master in violoncello barocco alla Royal Academy di Londra con Jonathan Manson e collabora con le orchestre Il Pomodoro, la Venice Baroque Orchestra e Les Musiciens du Louvre, con i quali partecipa a tournée di tutto il mondo e registra per etichette come Erato, Sony, Deutsche Grammophon e Naive. Nel 2018 suona col quartetto delfico. Anche in questo caso rimandiamo al suo sito www.federicotoffano.com. Federico e Mauro sono tra i fondatori dell'esperienza Baccaro Tour e in questa loro attività vogliamo un pochino chiedere come è nato questo progetto, ma soprattutto un ricordo particolarmente bello o speciale che li lega a Bach. Allora, un ricordo legato a Bach. E forse il più bel ricordo che ho risale al 2006, quando sono andato ai corsi di musica antica di Urbino, che purtroppo quest'anno saranno rinviati, come tante cose quest'estate, e vado lì, ero giovane, avevo, non so, 14 anni, credo, e mio padre insegnava lì, e faccio il mio primo corso di violoncello barocco, con il mio archettino barocco, e incontro appunto il docente Gaetano Nasillo e gli porto la prima suite di Bach. E per me è stata una rivelazione, perché diciamo fino ad allora, sì, insomma, cioè, il violoncello, cioè, giocavo a calcio, alla PlayStation, sì, anche studiavo violoncello, però ecco, la passione è arrivata in quel momento e quindi lo devo a Johann Sebastian nella prima suite e a Gaetano Nasillo, insomma un insieme di cose. Beh, ecco. Se ti può interessare, comunque anche io ho iniziato a fare questo mestiere per colpa di Urbino. Veramente? Quindi, ero ancora più giovane, però era il 2001-2002, avevo quindi 11-12 anni. Ok, e sei andata lì a fare il corso? Sì. Molto marmocchia. Invece Mauro, il più bel ricordo per te? Io speravo di rispondere alla domanda com'è nata l'associazione, ero più preparato. Comunque, ricordo che ne ho moltissimi legati al Baccaro Tour, è probabilmente l'apice mai più raggiungibile della mia carriera di musicologo. Dillo! Quando abbiamo fatto le variazioni Goldberg in barca lungo il Rio della Misericordia, a Venezia, fu una giornata epica perché avevamo il trio d'archi su questo ex gondolone da traghetto, quindi queste gondole un po' più piatte di quelle che si vedono ormeggiate in Piazza San Marco, dove avevamo Federico appunto il violoncello, poi avevamo una viola e un violino,
avevo fatto tutte le variazioni Goldberg integrali con tutti i ritornelli, quindi divise in tre tappe, assolutamente, in tre tappe, non contenti, suonavano l'aria pure tra una tappa e l'altra mentre la barca si muoveva. Io remavo da remavo a prua e... Si manca nel tuo curriculum, Mauro, questa cosa che sei un vocalista. Ma io lo racconto sempre a voce perché è stato il massimo, veramente. Perché no, è il fatto che sei un vocatore. Ah, del vocatore, giusto. Vabbè, quello è uno sport. Che peraltro non pratico da chissà quanti mesi. Comunque, vabbè. E niente, credo che questo sia il ricordo più eclatante, più di cui vado più orgoglioso. Peraltro non è solo musica, perché insomma... magari si dirà dopo, ma Baccaro Tour prevede gli ascolti guidati, quindi ci eravamo fatti prestare un amplificatore wireless con il quale io producevo le varie Goldberg, parlavo di alcuni aspetti di questa composizione che è vertiginosa, e farlo è una sfida pazzesca, perché comunque avevamo anche un paio di centinaia di persone che ci venivano dietro, che si appiepavano sui ponti e sulle rive della fondamenta. È stato fantastico, proprio fantastico. Come ti ricordi, Mauro, era una serata meravigliosa, c'era un ventitello. Era primavera, per dirla en français, tutto perfettamente, no? Cioè, era le barche, c'era una bella giornata, non c'era troppo traffico di via vai di barche, non c'era troppa gente, non ce n'era troppa poca, era un giovedì, c'era il silenzio giusto, non troppo, comunque il silenzio fasullo, no? da sala da concerto, così, un silenzio insomma partecipato, poi con la gente che va su e giù per i locali e si prende il bicchiere, è stata veramente una cosa riuscita in maniera proprio eccellente. E questo lo ricordo. Beh, Mauro, la prossima domanda me l'avevo proprio offerta su un piatto d'argento. Vai. Vorrei chiederti appunto come è nato Baccaro Tour, da dove viene questo nome molto molto particolare, che cos'è un Baccaro per chi non è veneziano. Io, pur essendo torinese, sono comunque laureata a Ca' Foscari, quindi so che cos'è un Baccaro. Però magari non tutti i miei concittadini lo sanno. Non è di pubblico dominio. Esatto. No, allora il Baccaro è l'osteria veneziana, si scrive senza H. Noi ci abbiamo messo un H perché proponiamo la musica di Bach nelle osterie veneziane, questo in sintesi. La cosa nasce per gioco tra me, Federico e Niccolò, che siamo diciamo il nucleo, il nocciolo dell'associazione, perché Baccaro l'abbiamo costituito l'associazione a fine 2017, sì, e è nato proprio su una barca, peraltro, perché eravamo al Timon, ti ricordi, Fede? Sempre lì, nel Rio della Misericordia, in un altro locale che ha la particolarità di avere due corline, due barche comunque da trasporto, dove ci si può sedere, andare a bere, a mangiare, stando seduti lì, il loro plateatico, praticamente, acquatico. E lì, tra una cosa e l'altra, dovevamo vederci per tutt'altra cosa, Federico mi ricorda neanche cos'era, così, tra una battuta e l'altra, da Baccaro Tour, che è il giro di osterie che si fa comunque in maniera goliardica, in maniera scanzonata, il fine settimana o in occasione di una laurea o quando si ha voglia così di fare un giro con gli amici, a Baccaro Tour con l'H, il passo è breve per delle menti baccate, come no, in questo caso. Sempre con l'H. Questo è opinabile. E quindi, insomma, è nato come gioco di parole, e siccome più la spariamo alta, più è divertente poi farla, ci siamo messi in gioco e abbiamo iniziato. Ecco. Sì, diciamo che è nato come un gioco tra di noi e tra qualche amico, però dopo sai... Ma noi proprio me, Federico, perché un po' la prima edizione com'era, Fede? Beh, comunque avevamo quei pochi affezionati che ci seguivano. Sì. Avevamo, non so, una trentina di persone che... Sì, però eravamo solo violoncello e voce. Ah, sì, certo, sì, con le suite di Bach per violoncello. Mauro, tu ci hai anticipato un pochino qual è il tuo ruolo all'interno del Baccaro Tour, oltre a fare attività ginnica e sportiva per spostare musicisti e strumenti da una parte all'altra, tu sei un musicologo. Quindi che ruolo hai all'interno di questo festival? Sì, allora, la cosa della voga era stata solo quell'episodio lì, purtroppo, ma speriamo di poterlo ripetere. E io mi occupo degli ascolti guidati, perché oltre a proporre la musica di Bach, questa musica è introdotta da me, che cerco di dare qualche chiave di lettura,
cerco di non solo parlare della figura di Bach, perché comunque la biografia lascia sempre un po' il tempo che trova, a meno che non sia sostanziale per comprendere la musica. Uno sente anche un minuetto semplicissimo di Bach, però lo sente, cioè se invece lo porti all'ascolto, all'attenzione, fai un riferimento magari alla struttura, al fatto che la composizione non è solo così estro, ma è lavoro, e dici un po' quali sono gli elementi di questo lavoro, già le persone ascoltano in maniera più consapevole e diversa. Quindi non si tratta di sviscerare le complessità, anche perché sarebbe un po' togliere il bello a un'esperienza di ascolto, che non deve essere tutto spiegabile, tutto razionalizzabile, ma semplicemente aprire queste finestre che poi uno, se vuole, si va ad approfondire, o chiedendo o leggendo. Più volte mi fermano dopo il baccaro, mi chiedono magari dei consigli di lettura o di approfondire certe cose. Questa è una grande soddisfazione, proprio perché la musica generalmente si sente, non si ascolta, e far capire che invece c'è tutto un mondo dietro è importante, credo. Questo è il mio ruolo principalmente. La domanda che mi faccio sempre è questa, più o meno: perché questa musica ti dovrebbe interessare? Perché ti potrebbe piacere? Sono due. E cerco di rispondere ricordando me stesso quando ero soltanto un appassionato e che cosa avrei voluto sapere e capire un po' di più. Ecco. Dunque, il contesto del Baccaro è un contesto conviviale, un contesto di incontro, però è anche appunto molto diverso da quello della sala da concerto. Per un musicista professionista è uguale suonare in sala da concerto oppure al Baccaro? Ci sono delle sfide particolari? È più facile o più difficile mantenere quella qualità professionale che ricerchiamo sempre nelle nostre esibizioni, Federico? Allora, la sfida più grande è cercare di... i Baccarat Tour è cercare di mantenere la concentrazione, perché magari ci sono un po' di rumori di fondo, i bicchieri, o un leggero vocio, o piccoli rumori, che o la gente che passa, che cammina, e diciamo che noi musicisti classici non siamo abituati appunto ad avere anche un pubblico così vicino, a mezzo metro. Noi suoniamo nelle sale da concerti, quindi questo forte silenzio, anche troppo. Il buio in sala. E quindi ecco, diciamo che mantenere la concentrazione nei Baccarat Tour non è semplicissimo, ma col tempo ci si abitua. E, per quanto riguarda la qualità musicale, diciamo che noi siamo tutti musicisti professionisti, quindi... non abbiamo concerti di serie A o di serie B. Suonare alla Carnegie Hall di New York o al piccolo festival di Cittadella, non lo so, dovrebbe per noi musicisti essere uguale, quindi mantenere una certa qualità. E poi appunto abbiamo sempre questa frase che ci diciamo sempre tra di noi musicisti, quando siamo nei festival minori, ci diciamo: ragazzi, ricordatevi che nel pubblico ci può sempre essere il critico, l'intenditore, che magari appunto domani scrive l'articolo nel Mattino di Padova e ci stronca, o no. Quindi, insomma, cerchiamo di mantenere la qualità sempre alta, anche perché alla prima edizione del Baccarat Tour c'era un signore di una certa età con sua moglie dentro questo piccolo Baccarat nel sestiere di Santa Croce. E, insomma, vediamo che un po' se ne intende di musica, che legge la partitura che Mauro aveva appoggiato sul tavolo, e a fine serata gli chiediamo: ma lei chi è? E lui, con grande tranquillità, ha detto: sì, sono stato il sovrintendente del Teatro des Champs-Élysées a Parigi negli anni 90. Però... ecco, quindi insomma, questa è la conferma che dobbiamo sempre, sempre essere al top.
Ecco, è proprio nel contesto dell'incontro, insomma, perché mi sembra molto bello far incontrare la grande cultura, la grande arte con la gente comune, insomma, con le persone che hanno piacere di incontrarla. E sicuramente anche il contesto fa la sua parte, per cui il Bacaro senza H, insomma, questa osteria è un luogo molto importante per la socialità sia dei veneziani ma anche di tutti coloro che amano Venezia e vi si trovano, insomma, favorisce l'incontro anche con la cultura alta, nonostante appunto sia sì. un luogo semplice, ma, insomma. Guarda, io sono convinto di una cosa, che non ci sono persone comuni e siamo tutti comuni, nel senso che è un'attitudine più che un luogo. Cioè, noi abbiamo scelto l'osteria anche in virtù di questo gioco di parole, ma allo stesso modo potrei confortarmi in un altro contesto. Dal momento che siamo tutti sullo stesso piano e io ti parlo da persona a persona, la comunicazione scorre molto più rapidamente. Non è che mi pongo, io cerco sempre di evitare anche espressioni tipo "hai capito?", "ti spiego", "ti insegno", perché ti pongono comunque un gradino sopra e questo non va bene. Cioè, l'osteria, questo spazio piano dove non c'è un palcoscenico, dove non c'è proprio distanza fisica tra il musicista e l'ascoltatore, proprio abbatte anche questo concetto di persona comune e persona non comune, perché non è che noi del mestiere siamo persone fuori dal comune, lo siamo per tante altre cose, come il carpentiere che viene ad ascoltarci è speciale perché è un ottimo carpentiere, d'accordo? Quindi è proprio un livellamento molto tranquillo, molto informale, che vuole semplicemente dare l'idea che si è lì per ascoltare qualche cosa che solitamente non si ascolta, ecco. Sì, sicuramente il luogo aiuta, certo, perché quella volta, unica volta, Fede, che ci siamo trovati a suonare in una chiesa, non so, era un po' strano, un po' diverso, a parte che c'era anche un po' più a nostro agio. Però ecco, è una cosa che proviamo a esportare anche in altri contesti, e comunque in altri contesti comunque di appiccicarti l'etichetta musica classica, concerto, quindi comportati bene, stai elegante, stai, come dire, impettito. Io non sono nato in una famiglia facoltosa, eccetera, quindi per me la musica è stata proprio una cosa di impatto estetico, quindi immediato godimento di qualche cosa, che poi ho portato avanti nello studio. E credo che come ha colpito me anni fa, possa colpire anche molte persone, basta avere o la scintilla che te la fa arrivare, e noi magari possiamo fare questo. Sì, beh, credo che sia una delle più belle missioni che tutti noi possiamo avere, per quanto in realtà poi io aborrisca il termine missione in questo senso, però perché il lavoro è un lavoro, nel senso, comunque noi stessi alla fine lo facciamo, ammettiamo, sì, chiamalo, perché quello è, però detto questo sicuramente è una delle cose più belle, credo, che il nostro mestiere, per quanto diverso anche tra noi quattro, possa darci. Voi avete parlato quindi tanto di questo vostro pubblico vicino, questo vostro pubblico attento, comunque, talvolta anche misterioso, non si sa bene chi ci sia, ci può essere qualcuno di conosciuto, eccetera. Ma in particolare, da chi è composto questo pubblico? Avete parlato di un gruppo di aficionados, ovviamente, ma anche gli ascoltatori variano, le generazioni, le provenienze, sono tutti veneziani, studenti, non so. Dici voi. Le statistiche Facebook ci dicono che il nostro pubblico è composto dal 75% da, diciamo, ragazzi tra i 25 e i 35 anni, e di questo 75% il 75% sono donne, quindi chapeau alle donne, anche perché alla fine io e Mauro non costiamo così tanto, ci adattiamo a qualsiasi situazione, ci bastano due sedie, un leggio, la cassa la portiamo anche noi se volete, non c'è problema, anche una sedia sola. Vabbè, stai seduto anche tu, dai, su. E questo in realtà, cioè, fare un po' un giro con questo furgoncino, non so, appunto, nelle piazze o nei bar o centri culturali, ma anche non so, foyer di teatri, qualsiasi cosa,
dare un po' un'idea di, diciamo, uno svecchiamento. Diciamo che lo spirito è sempre quello del flash mob, in qualche modo, quello di la musica dove non te l'aspetti, che è uno dei nostri slogan. Certo, un Baccarat Tour che dopo essere uscito dal teatro e arrivato nei Bacari, dentro o fuori Bacari, continua a uscire e va oltre Venezia e chissà dove si troverà. L'ultima domanda, un po' di rito, ma in realtà non soltanto questo, che noi facciamo in realtà giovane sia più o meno anagraficamente, nonostante tutto, come jsbach.it, ma anche giovane come nascita, nel senso che comunque abbiamo una storia più breve rispetto alla vostra. E quindi che cosa voi vi aspettereste, diciamo, da una realtà come jsbach.it, da una parte, e dall'altra parte pensate che ci possano essere delle possibilità di collaborazioni che vanno oltre? Ricordo che Baccarat Tour sono stati gentilissimi e ci hanno invitato per la prima volta alla loro diretta di compleanno per Johann Sebastian Bach il 31 di marzo di quest'anno, ma in generale, diciamo che poi è da un po' di anni che avevo avanti questo contatto a distanza. E non solo, che io personalmente sono tra coloro che, tra la fascia di pubblico tra i 25 e i 35, che spesso e volentieri guarda le dirette, compresa la famosa Goldberg, del Baccarat Tour, le guarda da Facebook, perché io non sono a Venezia. Allora, che cosa mi aspetto da jsbach.it? Che diventi una sorta di hub, una sorta di contenitore delle attività inerenti a Bach in Italia, una sorta di Bach Gesellschaft nostrana, società bachiana italiana, che potrebbe essere anche una buona ambizione, credo anche a livelli molto alti, perché ci vogliono centri di ricerca accademica. Ecco, noi non è che siamo contro l'accademia, assolutamente, cioè, siamo tutti studiosi, siamo tutte persone professioniste che vogliono semplicemente portare questa cosa fuori dalle stanze chiuse, perché ha un suo interesse, ecco, quindi non siamo assolutamente di quelli che dicono anzi, chi non studia, chi non è bravo, non è il benvenuto generalmente tra i nostri ospiti. Quindi ecco che jsbach.it possa diventare un punto di riferimento, anche magari con una sede, con un domani una biblioteca, qualche cosa così. E noi che cosa possiamo fare per jsbach.it? Magari collaborare nel senso della divulgazione, visto che è molto accademico come impostazione, giustamente, nel senso bibliograficamente molto cospicuo, ed è una cosa assolutamente meritevole, encomiabile. E noi magari possiamo collaborare per quel che riguarda l'aspetto un po' più popolare, un po' più di comunicazione e di divulgazione per i semplici, virgolette, appassionati. Io parto da questo, cioè parto io da appassionato, quindi quello che mi sarebbe piaciuto avere, insomma, quando c'erano meno strumenti di quanti ci sono adesso. Bene, noi vi ringraziamo tantissimo per questo auspicio che sostanzialmente coincide con quello che desideriamo anche noi per la nostra realtà. Niente, vi ringraziamo moltissimo per la vostra partecipazione, per averci raccontato la bellissima realtà di Baccarat Tour. Invitiamo tutti gli ascoltatori ad andare sul vostro sito www.baccarattour.it, mi raccomando con CH, Baccarat, altrimenti non ci arrivate. E vi ringraziamo ancora, vi auguriamo un buon pomeriggio, un buon proseguimento di giornata. E vi ringraziamo per questo caffè tutti insieme. Ciao. Grazie a voi. Ciao.